cose. No, devo dire che... Ma poi vinco. Bisogna avere fiducia nel... Se te devi assicurare uno... Ma infatti la valutazione... Troppo facile assicurare uno che... La valutazione Amadeus, del rischio... lo assicuri facilmente, dai. A me ti dà più soddisfazione, cazzo, assicuro Giretti, pensa un po'. È un rischio. No, allora, la valutazione del rischio e la gestione però del lo slogan, assicuriamo anche gente tipo Giletti. Cazzo, vuol dire veramente se sarebbe un boot, boom. Ma è una sfida che accetterei volentieri. Devo dire che in particolare il nostro mestiere, che è quello del broker assicurativo, è proprio quello di gestire o aiutare a gestire i rischi dei nostri clienti, che siano aziende private, clienti privati o clienti pubblici. Oggi la componente rischio è un fatto fondamentale nella vita di tutti noi. Ma anche per esempio nella tua terra, no? Io adesso venendo in io aereo... sento pochissimo. Ma si scusami. Sente tantissimo. E veramente l'ascolto è pessimo qua. Non sento già in proprio. TV mi sarei incazzato con l'audio, con tutto avrei fatto... Ma non è colpa dell'audio. No, è che siamo in una... Non siamo al San Carlo di Napoli che ha un ascolto fantastico. Dicevo, volando in aereo ho visto i letti dei fiumi bassissimi. Un problema è l'agricoltura e assicurare anche i prodotti agricoli, l'investitore ce l'hai come... Assolutamente sì, infatti uno dei temi più importanti che in questo momento il settore assicurativo sta affrontando è quello di una corretta analisi dei dati. Abbiamo una marea di dati, teoricamente, ma praticamente non li sappiamo o non li riusciamo ad utilizzare. E in questa logica le nuove tecnologie ci stanno aiutando per simulare quello che potrebbe effettivamente capitare. Io ho visto poco tempo fa una simulazione di quella che fu l'eruzione del Vesuvio ai tempi di Pompei, una, tra l'altro... molto veritiera in come si è sviluppata. Ecco, stiamo cercando, il settore assicurativo sta cercando di utilizzare queste nuove tecnologie per valutare i rischi associati agli eventi meteorologici e ai pericoli naturali. Quindi bisogna forzatamente simulare quello che potrebbe accadere e in funzione di quello che potrebbe accadere ridurre i rischi. Laddove è possibile ovviamente ridurli, non possiamo fare nulla contro i rischi climatici, ma possiamo fare molto rispetto ai rischi dell'inondazione o degli alluvioni, che sono un tema che sono tra l'altro correlate alla cementificazione, e quindi forse ridurre la cementificazione o comunque facendo una manutenzione. Sai, mi fa impressione che quando è successa la tragedia a Ischia, io a casa avevo questa fotografia che ho portato purtroppo la settimana successiva di come Mussolini, ai tempi di Mussolini ovviamente, avessero fatto tutti questi canali sulla stessa identica montagna, gestendo in modo perfetto qualsiasi. Quando mi collegai col sindaco, ma lì dico che fine enfatica, pieni di terra. Ma non abbiamo. Cioè, è sempre, nonostante si siano stanziati da De Luca milioni di euro, non sono mai arrivati. Allora, sulla carta si fanno le cose, però era facilmente prevedibile, ci sono delle cose facilmente prevedibili. Ma la manutenzione sarebbe la prima cosa. Io ho lavorato in azienda mio padre per anni da ragazzo. La manutenzione è fondamentale. Poi i disastri arrivano lo stesso quando hanno a certo livello. Ma se tu non. Ormai non si può neanche dragare un fiume. Mi saltano in testa i verdi se drago un fiume, un torrente o qualsiasi altra cosa. Cioè la gestione con un minimo di... logico del buon padre di famiglia, dov'è finita? Ma guardi, la gestione del rischio è l'elemento essenziale. Non c'è copertura assicurativa che tenga se non tu non fai una gestione del rischio accurata. E quindi è chiaro che non riuscirò mai a evitare un'inondazione se non faccio la pulizia di un canale o di altro. Quello che la tecnologia oggi potrebbe aiutarci è quella di prevenire certi tipi di danni, intervenendo ovviamente anticipatamente, e ci permette anche di capire quale potrebbe essere il danno. E questo è molto importante, cioè individuare il costo del danno è importante
perché oggi come oggi il premio assicurativo potrebbe essere troppo caro o troppo conveniente. In realtà gli strumenti tecnologici, gli insurtech, questi investimenti che il mondo assicurativo sta facendo anno per anno, 150 milioni nei prossimi anni, serve proprio per cercare di comprendere meglio come si possono ridurre i rischi e come si può prevenire anche il costo del rischio, che questo determina poi il costo del premio assicurativo. Per tutti noi il costo del premio è sempre alto. Quando io pago un premio assicurativo, di principio è sempre alto. In realtà l'oggettività e la possibilità di simulare questi eventi ci permetterà di essere più preciso. Colgo l'occasione, un secondo. Io in realtà non sono un assicuratore, quindi ci tengo a dirlo alla platea, non per altro, ma non perché non voglio disconoscere il mondo assicurativo, guai mai. Però noi facciamo il broker, che è un pochettino diverso, quindi mi sto sostituendo un po' all'assicuratore. Se vuoi ti aggiungo anche che mi ricordo Occhetto con Prodi, quindi in termini di stabilità del governo, io mi auguro che ci sia, ma però spero bene. Ma adesso suo fratello è all'opposizione. Però. Ma infatti non è. È un fatto, lui è un gigante comunque, però, non è un fatto problema. Storico. È un fatto storico. Scherziamo perché con Massimo, perché ci conosciamo da tanto. Perché Massimo è un debole per mia madre, solo per quello. Veramente, io ho un rapporto con sua madre fraterno, filiale, posso essere il terzo maschio di famiglia. Sei il terzo maschio di famiglia. Quindi ci permettiamo di giocare, no, perché sennò Grimaldi poi mi tira le orecchie. Dopo dicono perché. Tira le orecchie subito. Ma ormai non le puoi tirare più perché hai vinto pure lo scudetto e magari arrivi ad alto, quindi sta tranquillo. Chiedo scusa per la disgressione. No, però il ruolo delle compagnie assicurative è importante adesso in questo viaggio che stiamo facendo sulla sostenibilità, eccetera. Assolutamente sì, anche perché le compagnie di assicurazioni possono interagire sul tema della sostenibilità in due maniere. Innanzitutto le compagnie di assicurazioni investono annualmente milioni e milioni e milioni di euro in aziende e quindi oggi l'attenzione che le compagnie di assicurazione stanno ponendo è di investire queste aziende, investire questo denaro in aziende che sono molto attente alla sostenibilità. Questo è molto molto importante, perché ogni volta che una compagnia di assicurazione, in generale un investitore, individua potenziali investimenti in aziende, non viene meno l'attenzione al concetto della sostenibilità e quindi anche ai fattori ESG fondamentali per gli investimenti delle compagnie di assicurazioni. Ma è altrettanto importante il tema della sostenibilità, perché molte iniziative che le compagnie di assicurazioni stanno portando avanti nel mondo assicurativo hanno dei riferimenti chiari ai temi della sostenibilità, sia la sostenibilità, diciamo, quella tradizionale, quella che fa riferimenti ai rischi ambientali o ai rischi catastrofali legati al cambiamento climatico, quindi al tema dell'ambiente sostanzialmente, ma anche al tema sociale. Vorrei ricordare che ai tempi del Covid le compagnie di assicurazioni hanno creato dei prodotti assicurativi che sostenevano le famiglie i cui familiari venivano colpiti dal Covid. Quindi c'è anche un ruolo sociale del mondo assicurativo che non deve venire meno in questi contesti. In particolare poi, in base all'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell'ONU, le compagnie saranno chiamate anche a dare coperture assicurative connesse ai rischi di natura ambientale e sociale. In questa logica stanno nascendo, tutti i giorni sentiamo parlare di polizze parametriche. Parametriche perché sono legate a dei parametri che fanno riferimento, cito alcuni esempi, a rischi legati alla produzione di energie rinnovabili per effetto dello scarso irraggiamento solare. È un rischio ovviamente, e quindi bisogna rispondere a queste tipologie di rischi con degli interventi, oppure dovuti all'intensità della pioggia piuttosto che alla mancanza della pioggia, ai temi della grandine che ben conoscono gli agricoltori
dove spesso e volentieri una grandinata può assolutamente generare un danno totale all'agricoltore. Inquinamento non da meno, perché il mondo assicurativo ha sempre risposto ai temi legati all'inquinamento, esiste una copertura assicurativa precisa per l'inquinamento e quindi diciamo che c'è una forte focalizzazione e una forte attenzione. Anche al settore del trasporto e della logistica la tecnologia è venuta a supporto del mondo assicurativo e questo è sicuramente importante perché l'affidabilità dei mezzi, la dotazione di mezzi di sicurezza che i camion oggi, gli autobus montano, sono sicuramente elementi di grandissima anche importanza. Anche le gomme. Le gomme sempre. La stradale ormai... appena ti ferma, io ricordo, io ormai viaggiavo, dico, una volta in motorino,